Ci troviamo ad Agrigento con il coordinatore provinciale di Vox Populi, Manuel Samaritano. Hai ricevuto diverse segnalazioni da parte di diversi cittadini riguardo il centro storico di Agrigento. Sì, è ben detto, praticamente molte segnalazioni da parte dei cittadini di Agrigento, abitanti nel centro storico, che lamentano il degrado. Ieri ho incontrato alcuni abitanti del centro storico nella zona del Duomo, dove lamentavano la non presenza di nessun servizio da parte del comune di Agrigento, che addirittura loro sostituiscono, cioè si sostituiscono pulendo le proprie vie, le proprie scalinate, sostituendosi a quello che dovrebbe fare oggi l'amministrazione. Oggi Agrigento si ritrova ad avere una grossa delusione, che è quella del sindaco Franco Micciche, dove gli porterò anche il classico legnetto senza la statuetta come il fantasma di Agrigento. Quindi vorrò dargli anche questo premio, perché mentre all'inizio, dopo subito le elezioni, si vedeva frequentemente anche sui social, dando i numeri dei positivi, quindi tenendo aggiornati i cittadini agrigentini, oggi il sindaco è inesistente. Ho mandato un comunicato anche sul fatto che tu, Daniele, hai gentilmente pubblicato sul fatto del cimitero di Pianogatta di Agrigento, ma ancora oggi nessuna risposta da parte del sindaco. Cioè, le salme sono sempre nella camera mortuaria, tante salme in attesa di sepoltura. Le salme sono attualmente in quel deposito ed è un numero che è destinato ad aumentare, perché fino a prima del mese di luglio erano 70 addirittura le salme là dentro. Oggi ne sono 15, perché c'era uno sblocco di alcuni loculi, alcune cappelle. Oggi abbiamo delle cappelle bloccate, prive del tetto e senza le rifiniture, che non vengono utilizzate. Quindi la soluzione ci sarebbe quella di togliere queste bare dal deposito, murarle all'interno negli appositi loculi, per poi, quando finiranno questi lavori, quando ci sarà la magistratura che terminerà il suo lavoro, destinare queste bare nei propri loculi. Ma perché? Spieghiamo qual è la situazione della magistratura. La situazione è che c'è una diatriba tra la società che gestiva quel cimitero, a cui è stata revocata la concessione, e il comune, perché la società che gestiva la concessione, che gestiva il cimitero, diciamo che non ha ottemperato a quello che doveva fare da contratto. Quindi il comune ha giustamente revocato questa gara, questi lavori a questa società, però il problema è che siamo senza loculi, e quei loculi che ci sono, che sono circa 50 oggi, non vengono destinati perché i lavori sono bloccati. Quindi speriamo che la magistratura sia abbastanza celere nello sbloccare questi loculi, affinché sia i parenti dei defunti possano andare anche a mettere un fiore nei propri cari, e anche per un rispetto, credo, che dei morti. Non è che perché sono morti ormai tutti ci siamo dimenticati. Quindi il signor sindaco di Agrigento dovrebbe anche tutelare queste salme, che sono all'interno di un deposito. Per quanto riguarda il centro storico, hai detto quindi che la gente provveda alla pulizia. Per quanto riguarda le case, ci sono sempre case fatiscenti, abbandonate, l'acqua c'è, non c'è, le strade come sono ridotte? Allora, diciamo che le vie, come dicevo, sono pulite proprio dai cittadini che abitano all'interno del centro storico. Ci sono le case che sono fatiscenti, che case crollate, addirittura con dei pali che sostengono le mura, perché ormai mezze crollate. Quindi ci vorrebbe un piano di riordino del centro storico, di rifacimento del centro storico, che in buona parte è fatiscente. Quindi questo ancora non si parla di tutto ciò, credo che non se ne parlerà nei prossimi 5 anni, perché tanto tutti i sindaci, quando ci sono le elezioni, promettono di sistemare le città, di pulire le città, specialmente poi vanno sempre nelle periferie, che è un buon contenitore di voti, ma quelle periferie sistematicamente sono sempre quelle abbandonate. Quindi ci troviamo in vari quartieri, Villa Seta, Fontanelle, che sono in uno stato di degrado fuori dal normale, cioè sembriamo in un paese del terzo mondo.